Allora, no, tutto a posto. Mule, voi del centrodestra compatti, sicuri che non sia anche una sfida magari un po' rischiosetta per voi, visto dall'altra parte cosa hanno deciso e scelto? Quando c'è una candidatura alla Presidenza della Repubblica c'è evidentemente un rischio, che in questo caso è un rischio calcolato. Se poi, diciamo, gli altri decidono di non giocare la partita e fanno l'abbandono di campo, non mi sembra né rispettoso per quello che stiamo facendo né per il Paese. Però, ripeto, ognuno prende le sue decisioni e se ne assume la responsabilità. E prendo atto che oggi il centrosinistra e i 5 Stelle non partecipano, quindi si chiamano fuori da questa decisione. Potevano seriamente votare o non votarla. Chiamarsi fuori corrisponde a una mancanza, a mio giudizio, di responsabilità nei confronti del Paese prima ancora della candidatura. Senta, c'è un tentativo di interlocuzione per allargare la maggioranza in maniera assolutamente trasparente, dico, con gli altri gruppi? Finora, come vede, anche stamattina si è andato avanti con un altro veto. Piuttosto che ragionare si dice no. No, ma dico quelli che non stanno nel centro-sinistra, tutta quella pattuglia. Adesso vediamo, ci sarà uno scrutinio, vediamo questo scrutinio come va, quanti votano, perché se votano meno di 505 persone è finita. Se votano più di 505 vediamo come finisce. Anche se io penso che alla fine con questa decisione, se non si partecipa al voto, insomma sarà fumata nera. E sarà, ripeto, un peccato e uno sfregio anche per la modalità nei confronti del Parlamento. Senta, ma questo compromette poi l'ulteriore passaggio, perché poi ci sarà un'altra votazione. Siamo armati di una pazienza che oramai neanche Giobbe. Sono tutti dei piccoli Giobbe, con grande pazienza, già l'ho detto, il tempo, tempus fugit, e il tempo è scaduto. Siamo già ai calci di rigore, visto il momento che stiamo vivendo. La fretta non è una furia provocatrice, in questo caso la fretta è dettata dalla situazione che c'è in Italia, quindi bisogna sbrigarsi. Noi lo abbiamo chiesto alla Meloni e naturalmente lei sta all'opposizione, sì. Le interessa meno. Voi siete in maggioranza, aver fatto questa scelta non rischia di compromettere? Mettiamo passa la Casellati, poi dopo ci saranno riflessi sul governo, sulla tenuta della maggioranza attuale. Presidente Casellati, al di là della provenienza, è la seconda carica dello Stato. Io la interrompo perché le dico. No, Letta ha sempre detto e lo hanno ripetuto insieme con comunicato congiunto poco fa. Le figure che presiedono Camera e Senato sono per loro natura figure terze. Sono per loro natura, per il ruolo che svolgono, chiamate a essere superiori rispetto ai partiti. Sì. Non riconoscere questo significa non avere veramente l'ortografia costituzionale parlamentare di questo Paese. Ma che ci posso fare? Non è che possiamo dare ripetizioni oggi. Ognuno la interpreta come vuole. Quindi voi il giorno dopo direste no, ma non è successo niente alla Casellati. No, ripeto, quello che agli atti rimane lo sfregio, li ho definito prima, lo sfregio nei confronti dall'altra parte. Per voi invece questa non è una accelerazione. Dopodiché bisogna andare avanti. Presidente, bisogna leggerlo. Non è che ci fermiamo, ok, facciamo come loro che prendo il pallone e me ne vado. Prendere il pallone e me ne vado, faccio tre calci d'angolo o un rigore, come dice un grande del calcio come il Presidente della Mafia. C'è Amadeus che fa una pressione pazzesca qua. E quello è il 3 febbraio, quando comincia? Il 2 febbraio. Ragazzi, lì bisogna sbrigarsi. Ah, no? Non avevo nemmeno capito di che stava parlando. Amadeus, scherzi. No, Amadeus, è la concorrenza. Se non passa la Casellati... Ma ce l'avete con X Factor, una roba, niente? Se non passa la Casellati, invece di riferirsi a Guardi, io voglio e devo pensare che ci siano i voti, perché magari partecipano. Se non partecipa la Casellati, se non passa la Presidente Casellati, ci porremo il problema. Faremo altro. È ipotizzabile che questa sera si vedano tutti i leader di questa maggioranza per cercare una soluzione? Guardate, anche lì usciamo dall'equivoco, perché anche lì non prendiamo in giro gli italiani. I leader si parlano, si sentono e si vedono. Dopodiché, se bisogna fare la cerimonia nella sala verde con tutti i leader, si faccia pure, però vediamo anche qui di trovare un'intesa. Appunto, questa è cosa diversa. Al braccio del neodeputato del PD Andrea Casu. Ieri era col senatore Verducci, sempre di quel partito che l'accompagnano, ha votato ovviamente tra i primi alla prima chiama. Mi pare si avvicini il momento in cui inizia effettivamente Alessandra Sardoni la conferenza stampa di Matteo Salvini.